Guido Liguori, che ha facoltà di parlare anche da grazie, che ci parlerà del nuovo socialismo e dell'idea di Europa in Berlinguer. Grazie Presidente. Come è noto, Enrico Berlinguer ha avuto sempre un'attenzione particolare, potremmo dire una vera e propria passione per la politica internazionale. Ciò era dovuto in primo luogo alle sue esperienze giovanili, fatte negli anni 50, alla guida del Movimento dei Giovani Comunisti Italiani e per alcuni anni dei giovani comunisti di tutto il mondo. La qualcosa lo aveva anche condotto per qualche tempo a soggiornare, per un paio d'anni, a soggiornare periodicamente a Budapest. Del resto, il fatto stesso di appartenere a un movimento che, sia pure con tutte le contraddizioni che conosciamo, si voleva internazionale e internazionalista, conduceva a prestare un'attenzione particolare al contesto sovranazionale. Si può però dire che in Berlinguer questo interesse per la dimensione internazionale della politica, maturato ben prima di salire ai massimi vertici del PC, abbia preso una curvatura del tutto speciale e che ha avuto pochi eguali tra i dirigenti comunisti italiani della sua generazione. Si può affermare, senza forzare la verità delle cose, che proprio le capacità dimostrate nel muoversi sullo scenario internazionale, soprattutto nei difficili rapporti di crescente tensione con i comunisti sovietici degli anni 60, giunti al culmine dopo l'invasione di Praga dell'agosto 1968, contribuirono non poco a far cadere su Berlinguer la scelta compiuta da Luigi Longo e dal gruppo dirigente del PC di affidare a lui l'incarico di vice segretario prima nel 1969 e poi di segretario generale del Partito Comunista Italiano nel 1972. E già nel 12° congresso del 1969, che lo avrebbe nominato vice segretario, Longo aveva voluto che egli tenesse uno dei due interventi conclusivi, accanto a quello tradizionale del segretario ovviamente, che però risultò il più lungo e anche il più importante, proprio sulle questioni internazionali. Berlinguer diviene dunque vice segretario del suo partito in un momento in cui la divaricazione dei comunisti italiani rispetto ai comunisti sovietici inizia a imboccare una via di non ritorno. Fu anzi in parte scelto per tale incarico proprio perché, prima come segretario dei giovani comunisti, poi soprattutto negli anni 60 come collaboratore di Togliatti e di Longo, aveva dimostrato particolare capacità e un'adeguata personalità per difendere il punto di vista del Partito Comunista Italiano nei rapporti sempre più difficili con i sovietici. Già nella relazione svolta in un comitato centrale del gennaio 1970, quando egli era vice segretario, Berlinguer aveva affermato di non considerare, virgolette, il socialismo che è stato costruito e si va costruendo nei paesi socialisti nati a partire dall'esperienza sovietica come modello per il socialismo che vogliamo costruire nel nostro paese. Fine della citazione. Egli riconosceva il valore storico della rivoluzione d'ottobre e anche il ruolo antiimperialista dell'Unione Sovietica, ma affermava di volere un internazionalismo nuovo, non limitato più al movimento comunista, ma comprendente, ad esempio, anche i movimenti di liberazione nazionale. In un altro comitato centrale dell'anno successivo, nel novembre 1971, Berlinguer specificava che i problemi non ancora risolti dei paesi socialisti erano soprattutto, virgolette, problemi di democrazia politica, dovuti a cause storiche, ma anche a errori compiuti per lunghi periodi. Sui caratteri che poteva e doveva assumere una società socialista vi era, secondo Berlinguer, del resto, citazione, una larga convergenza di posizioni tra i partiti comunisti dell'Europa occidentale, fine della citazione, a partire, egli affermava in questo comitato centrale del 1971,
dal fondamentale problema del rapporto tra democrazia e socialismo, che Berlinguer articolava in questo modo. L'affermazione del socialismo, l'affermazione del socialismo come sviluppo e attuazione pieno della democrazia, il riconoscimento del valore delle libertà personali e della loro garanzia, i principi della laicità dello Stato, della sua articolazione democratica, della pluralità dei partiti, dell'autonomia del sindacato, delle libertà religiose, della libertà della cultura, dell'arte e delle scienze, l'idea di una soluzione socialista che assicuri nel campo economico un alto sviluppo produttivo, una pianificazione che faccia leva sulla coesistenza di varie forme di iniziativa e di gestione pubblica e privata. Chiuse virgolette. Siamo, come ho detto, nel 1971 e questo brano è particolarmente significativo perché la definizione del comunismo nella libertà che ho appena letto sarà ripresa quasi alla lettera in molti dei discorsi e dei documenti ufficiali che segneranno qualche anno dopo la nascita dell'eurocomunismo. La visione della società socialista, propria di quella che sarà definito eurocomunismo, era dunque già stata in buona parte elaborata, iniziava a entrare in campo a inizio decennio, a inizio degli anni 70. Un ulteriore contributo in direzione della ricerca di un nuovo comunismo, di un nuovo ruolo autonomo e originale dei comunisti italiani in primis, veniva anche da una nuova concezione dell'atteggiamento tenuto dai comunisti italiani stessi verso il processo di unificazione economica e politica dell'Europa. Berlinguer divenne a pieno titolo il massimo dirigente del PC alla fine del 13° congresso del partito, svoltosi a Milano nel marzo 1972. Anche in campo internazionale, questo fatto, benché da tempo scontato, contribuì a dargli maggiore forza e prestigio. A neanche un anno dalla sua elezione, nella relazione al Comitato Centrale del 7 febbraio 1973, Berlinguer rilanciava con forza, in relazione alla distensione internazionale, la prospettiva di un superamento dei blocchi, che egli riteneva già privi di prospettiva, poiché era fallita a suo giudizio la politica della guerra fredda, ma la cui dissoluzione, una citazione, non è cosa che possa essere decretata o realizzarsi da un momento all'altro. Fine della citazione. Tenendo ferma tale prospettiva, Berlinguer assegnava un ruolo inedito all'Europa, alla, virgolette, battaglia per una trasformazione in senso democratico dell'Europa della CEE, come si chiamava allora la Comunità Europea, anzi la Comunità Economica Europea, per spingerla a realizzare una propria piena indipendenza e autonoma iniziativa, chiuse virgolette. Sul filo del suo ragionamento, Berlinguer arrivava a un'affermazione impegnativa che costituiva una decisa novità nella politica del Partito Comunista Italiano. Aperte virgolette, nella prospettiva del superamento dei blocchi, egli sosteneva, noi dunque ci battiamo intanto per un'Europa occidentale che sia democratica, indipendente e pacifica, che non sia né antisovietica né antiamericana, ma al contrario si proponga di assolvere una funzione di amicizia e cooperazione con l'America e con l'Unione Sovietica e tra esse e con i paesi sottosviluppati e con tutti i paesi del mondo, nella linea e nella prospettiva della pacifica coesistenza e collaborazione. Ovviamente nel descrivere la politica di distensione non sfuggiva a Berlinguer che l'interpretazione che ne davano le due superpotenze aveva un risvolto negativo ben determinato. Quello per cui all'interno dei blocchi nulla e nessuno poteva mettere in discussione gli assetti di Yalta. La distensione in cui sperava Berlinguer era invece il quadro al cui interno le lotte dei popoli potevano cambiare lo status quo. Sarebbero seguiti in quegli anni avvenimenti che andavano in questa direzione, ad esempio la caduta dei regimi fascisti e fascistoidi in Portogallo, in Grecia e in Spagna, ma anche altri che indicavano tendenze opposte, come ad esempio fu il caso del Cile e come era stato nel 1968 il caso della Cecoslovacchia. Nel cammino che avrebbe aperto nel 1975 la stagione dell'eurocomunismo, importanza particolare ebbe la conferenza dei partiti comunisti dell'Europa occidentale che si svolse nel gennaio 1974 proprio a Bruxelles. Qui Berlinguer, oltre a riaffermare, virgolette, il socialismo come sviluppo coerente e attuazione piena della democrazia
comprendente il riconoscimento del valore delle libertà personali e delle loro garanzie, auspicò, virgolette, funzione propria dell'Europa nel mondo, una funzione propria dell'Europa nel mondo in direzione dello sviluppo, della distensione e della pacifica coesistenza, che non si collocasse contro gli accordi USA-URSS indispensabili per la salvaguardia della pace mondiale, ma che sviluppasse, sono ancora parole di Berlinguer, una propria autonoma iniziativa per far progredire la distensione anche sul terreno militare, aprendo la strada al superamento della divisione dell'Europa in blocchi politici e militari contrapposti. Un altro momento importante su questo cammino fu l'incontro tra Berlinguer e il leader dei comunisti spagnoli Santiago Carrillo, avvenuto a Livorno nel luglio del 1975. I due dirigenti comunisti sottoscrissero un documento che impegnava i rispettivi partiti e in cui dichiaravano che, virgolette, nella comune concezione di un'avanzata democratica al socialismo, nella pace e nella libertà, si esprime non un atteggiamento tattico, ma un convincimento strategico. La prospettiva di una società socialista nasce oggi dalla realtà delle cose e ha come premessa la convinzione che il socialismo si può affermare nei nostri paesi solo attraverso lo sviluppo e l'attuazione piena della democrazia. Fine della citazione. Dopodiché seguono le stesse espressioni che Berlinguer aveva usato più o meno, come abbiamo visto, fin dal 1971 e che ripeto perché sono a mio avviso davvero di fondamentale importanza. Virgolette, ciò ha come base l'affermazione del valore delle libertà personali e collettive e della loro garanzia, dei principi della laicità dello Stato, della sua articolazione democratica, della pluralità dei partiti in una libera dialettica, dell'autonomia del sindacato, delle libertà religiose, della libertà di espressione, della cultura, dell'arte e della scienza. Nel campo economico, una soluzione socialista è chiamata ad assicurare un alto sviluppo produttivo che faccia leva sulla coesistenza di varie forme di iniziativa e gestione pubblica e privata. Fine della citazione. Nel suo discorso a Livorno, in quell'occasione, Berlinguer tenne a chiarire che la piena accettazione delle procedure democratiche non voleva significare fare, virgolette, alcuna rinuncia di principio al nostro carattere di partito rivoluzionario, e cioè di partito che vuole cambiare davvero le fondamenta e i fini della società e del suo sviluppo. Quella democratica, fine della citazione, quella democratica era però atta per il segretario del PC l'unica via atta in Occidente a fare della classe operaia la forza dirigente, erede delle conquiste democratiche delle classi che in epoche precedenti avevano svolto un ruolo progressivo. Nel novembre 1975 Berlinguer e il segretario del Partito Comunista Francese Georges Marchais sottoscrivevano un documento analogo a quello firmato da italiani e spagnoli, con il quale il PC e il PCF concordavano nell'affermare che, virgolette, il socialismo costituirà una fase superiore della democrazia e della libertà, la democrazia realizzata nel modo più completo. Il modello di socialismo che Berlinguer propose e per cui sempre si batté fu dunque profondamente diverso dal socialismo autoritario del XX secolo. Egli veniva del resto da una tradizione politica che aveva le sue radici nel pensiero di Gramsci e nel suo concetto di egemonia, dunque in una teoria basata sulla ricerca del consenso. Come sappiamo, la rivoluzione in Occidente cui aspira Gramsci, cioè la rivoluzione nelle società a capitalismo avanzato, il loro cambiamento radicale, sociale e politico, non è più la battaglia di un giorno o di pochi giorni, è un processo di lunga lena. Gramsci riformula in questo modo il concetto di rivoluzione portandolo all'altezza di un tempo in cui, oltre al fronte economico e al fronte politico, è fondamentale il fronte culturale, ovvero anche, non solo, ma anche la proposta di un'altra idea del mondo, ovvero un ragionamento convincente su quale altro mondo sia possibile, su quale nuova cultura, su quale nuovo senso comune si debba affermare perché si affermi il socialismo. Continua il tentativo di Berlinguer di spiegare perché la crisi non possa davvero essere superata nella società capitalistica e quale società socialista i comunisti siano chiamati a realizzare nei paesi a capitalismo avanzato. Ancora in un'intervista del 1981 a Eugenio Scalfari, Berlinguer affermava:
Noi comunisti italiani non vogliamo seguire i modelli di socialismo che si sono finora realizzati. Rifiutiamo una rigida e centralizzata pianificazione dell'economia. Pensiamo che il mercato possa mantenere una funzione essenziale, ma siamo convinti che tutte queste realtà dentro le forme capitalistiche non funzionano più e che quindi si possa e si debba discutere in qual modo superare il capitalismo inteso come meccanismo, come sistema, giacché esso oggi sta creando masse crescenti di disoccupati, di inoccupati, di emarginati e di sfruttati. Chiusa la citazione. Tale tensione di Berlinguer verso una società socialista che sola egli considerava in grado di dare soluzioni ai problemi di fondo del presente appartiene all'intero suo percorso politico e viene ribadita fino ai suoi ultimi scritti e discorsi. Ma quali connotati doveva avere questa società socialista che il comunista Berlinguer voleva sostituire alla società capitalistica? Pur riconoscendo i meriti storici della rivoluzione russa e del primo paese che aveva tentato la via del socialismo, Berlinguer affermava che i comunisti italiani avevano coscienza dei limiti di quell'esperienza, poiché essa negava alcune fondamentali libertà politiche. Non soltanto Berlinguer, in polemica con i comunisti sovietici, dichiarò innumerevoli volte che i comunisti italiani intendevano avanzare verso il socialismo su una via democratica. Egli arrivò a sostenere, proprio a Mosca, nel 1977, in occasione dei festeggiamenti per l'anniversario della Rivoluzione d'Ottobre, davanti ai rappresentanti di tutti o quasi tutti i maggiori partiti comunisti del mondo, che la democrazia era un valore universale e che dunque una società socialista non poteva essere tale se non era democratica. Ovviamente la democrazia politica non esiste solo nella forma che noi abbiamo oggi in Occidente. Anche per la democrazia, egli dichiarò nel 1980, non esiste un unico modello che vada bene per tutti e che da tutti deve essere necessariamente accettato. Il Parlamento può essere ed è uno strumento utile per esercitare la volontà popolare, ma vi sono anche altri tipi di democrazia e il Parlamento può anche essere affiancato, affermò ripetutamente Berlinguer, da altri strumenti di partecipazione democratica, più diffusi, più articolati, più radicati, più capaci di favorire la partecipazione. Non erano solo e tanto le forme della rappresentanza a definire per Berlinguer la democrazia, perché esse possono variare a seconda delle tradizioni, dei costumi, delle esperienze storiche. Quello che era indispensabile per Berlinguer era invece il riconoscimento delle libertà personali, politiche, sindacali, culturali, di cui si è già detto. Era questa la via di costruzione del socialismo nella libertà, il cuore della proposta politica che fu detto dell'eurocomunismo prima e poi della terza via, intesa come una via diversa sia dal socialismo autoritario sovietico sia dalla socialdemocrazia che aveva rinunciato per Berlinguer a cambiare il sistema capitalistico. Si trattava dunque di lottare per ampliare la democrazia, per superare i limiti della democrazia parlamentare, il suo essere basata sulla delega crescente al professionismo della politica. Un tema che contraddistinse la ricerca soprattutto negli ultimi anni di Berlinguer fu infatti quello del rinnovamento della politica e del modo di fare politica. In un articolo del 1981 intitolato Rinnovamento della politica e rinnovamento del PC, egli sostenne che la politica non doveva essere considerata solo quella delle istituzioni e dei partiti, ma anche quella dei movimenti, delle istanze che nascono e si affermano nella società, in risposta a volte a bisogni ed aspirazioni settoriali, ma che incidono in maniera fondamentale sulla vita delle persone e sulla loro quotidianità, come anche i problemi della sessualità, della salute, del tempo libero. La politica doveva prestare attenzione a questi aspetti perché tutti questi aspetti concorrono alla qualità della vita, insieme agli aspetti di welfare più tradizionali. Già allora Berlinguer aveva la convinzione che la lotta dei comunisti dovesse guadagnare dimensioni nuove, con una maggiore attenzione, egli scrisse, per i problemi non solo della società ma dell'individuo, non solo della quantità ma della qualità dello sviluppo, del lavoro e della vita. Fine della citazione.
anche perché Berlinguer era convinto che essere coerentemente democratici volesse dire anche essere coerentemente anticapitalistici. Lo afferma in un'intervista a Repubblica del 1978 e che, aperte virgolette, proprio per salvare la democrazia, per renderla più ampia, più forte, più ordinata possibile, bisogna superare il capitalismo. Intorno a questa concezione di democrazia post-capitalistica ruotava tutto un sistema di valori e di proposte, soprattutto a partire dal 1977 e dal discorso sull'austerità, che io chiamerei, ancora sulle orme di Gramsci, la proposta di una vera e propria riforma intellettuale e morale. Berlinguer partiva dalla convinzione che quella in corso fosse, citazione, una crisi che soprattutto chiama in causa il perché dello sviluppo, il senso stesso dello sviluppo, il che cosa produrre, il perché produrre. Ma ciò, aggiungeva, vuol dire porsi il problema di quale intervento si deve operare nella struttura economica del paese per introdurvi le risposte ai nuovi perché, cioè le motivazioni nuove capaci di dare un senso al lavoro e le misure nuove che lo garantiscano a tutti. Dunque, etica, politica e produzione. Blocco storico lo avrebbe definito Gramsci. Problemi strutturali e sovrastrutturali insieme. Ignorando, trascurando uno di questi due aspetti fondamentali, non cambia e non può cambiare la vita della gente. E cambiare la vita della gente insieme al senso comune, al sistema dei bisogni e dei consumi, è ciò che per Berlinguer dà un senso alla politica. Fallito il tentativo eurocomunista, anche in seguito alle pressioni dei sovietici, Berlinguer iniziò negli anni successivi, tra la fine del decennio 70 e l'inizio del decennio 80, a parlare di terza via, una via che evitasse le secche sia del comunismo autoritario del Novecento, sia delle esperienze socialdemocratiche. Ma egli passò successivamente, negli ultimi anni di vita, a parlare di terza fase della lotta per il socialismo. Ora, terza via e terza fase non sono concetti coincidenti. Parlare di terza via significa cercare una via nuova e diversa accanto alle altre due, ipotizzando che le altre due possano continuare significativamente a esistere e ad avere una loro spinta propulsiva. In definitiva, si è così ancora entro l'orizzonte togliattiano della unità nella diversità, del rispetto reciproco, diplomatico lo definirei, tra le diverse esperienze di socialismo, tra i diversi tentativi di costruzione del socialismo. Parlare invece di terza fase significa sostenere che le prime due fasi della storia del movimento operaio, quella che ebbe origine nella Seconda Internazionale e quella che ebbe origine nella Terza Internazionale, hanno ormai esaurito il loro compito storico. Esse non vanno rimosse, non vanno negate, men che mai disprezzate, da esse bisogna anzi saper farsi eredi delle parti migliori, ma sapendo anche che ormai per il procedere della storia queste due prime fasi sono da considerarsi alle nostre spalle. La terza fase di cui parlava Berlinguer allora, lo capiamo oggi meglio di ieri, ma egli seppe vederlo già molti anni or sono, è una nuova fase di lotta per il socialismo, per un nuovo socialismo che abbiamo davanti, è la lotta per il socialismo del XXI secolo, come è stato detto. Una lotta per il socialismo per molti aspetti nuova e diversa da quella del passato. Ecco, le idee di Berlinguer, io ne sono sicuro, ci accompagneranno ancora a lungo su questa strada e in questa lotta per il socialismo che vogliamo portare avanti. Grazie.